77 anni della Repubblica, diciamo che l'Italia scelse 2 giugno 1946 la Repubblica. Cosa significa per lei, che rappresenta lo Stato, celebrare ancora una volta la Repubblica? Beh, a Messina. È innanzitutto una grande emozione sempre, perché come prefetto, come rappresentante delle istituzioni, naturalmente ho l'onore ma anche l'onere ovviamente di organizzare gli eventi celebrativi. Però devo essere sincera, da quando sono a Messina ho sempre trovato una grandissima disponibilità, una grandissima collaborazione da parte di tutti i soggetti istituzionali e non, nel portare avanti appunto ogni, diciamo, necessario momento organizzativo per dare risalto a questa bellissima giornata. Il 2 giugno si può celebrare solo il 2 giugno. Purtroppo quest'anno la scelta, diciamo, le condizioni meteorologiche hanno ostacolato un progetto che io avevo avviato da qualche mese con il Comune di Patti, perché era mia intenzione portare, diciamo, le celebrazioni anche sul territorio, sull'area metropolitana. La pioggia che è prevista per questo weekend c'è stata di ostacolo e quindi abbiamo dovuto fare una velocissima virata verso un teatro al chiuso e quindi siamo dovuti andare, ma per carità, io sono contentissima lo stesso, perché come dicevo il 2 giugno si può celebrare solo il 2 giugno. Un evento unico. È un evento unico. La presenza dello Stato in questo territorio, secondo lei, in questi anni qual è la sua esperienza? Cioè, sicuramente la percezione anche che sia della Repubblica, delle istituzioni, secondo lei si è rafforzata? Assolutamente, io posso confermare, ripeto, che le istituzioni veramente sono state sempre al mio fianco in, diciamo, in qualunque fase, in qualunque momento, quindi veramente si avverte fortissimo il senso dell'unità nazionale, il senso della, diciamo, giornata del 2 giugno.